Ti sei mai chiesto quali mesi dell'anno sono i più profittevoli sul mercato azionario? No! Se sì, allora sei nel posto giusto. E se pensi di conoscere già la risposta, allora ti stai perdendo alcuni dettagli importanti. Oggi faremo una sorta di previsione, anche se non è esattamente il termine che preferisco. Analizzeremo le tendenze storiche del mercato azionario cercando ciò che funziona realmente, statisticamente parlando. Sì, ho usato la parola statisticamente, un termine che, a mio avviso, spesso viene un po' abusato qui su YouTube e infilato nei discorsi senza in realtà fornire delle vere dimostrazioni. Noi invece ci concentreremo esclusivamente sui numeri, elaborandoli personalmente, senza affidarci ciecamente a statistiche prese da articoli o siti vari. Questo perché, per essere sicuri al 100%, dobbiamo sapere come vengono effettuati i calcoli, quale campione di dati è stato utilizzato e tutti quei dettagli che fanno veramente la differenza. E poi si sa, garbage in, garbage out. Se inserisci dati di bassa qualità, otterrai risultati altrettanto scarsi. E non è questo ciò che vogliamo. Iniziamo dunque analizzando il mercato azionario. Dato che stiamo parlando di un effetto stagionale che coinvolge uno o più mesi, è fondamentale partire da una serie storica con il maggior numero di dati possibile. Questo è abbastanza intuitivo se ci pensate. Se consideriamo solo pochi anni, il nostro studio potrebbe essere facilmente distorto dalle performance di quel periodo limitato. Se invece consideriamo una serie storica che comprende guerre, recessioni, mercati rialzisti, ribassisti, abbiamo un dato più rappresentativo e affidabile. Ecco perché per l'analisi di oggi ho deciso di utilizzare il Dow Jones, il primo indice azionario, di cui abbiamo dati che risalgono fino al 1920, e direi che con questo possiamo andare abbastanza indietro nel tempo. Una volta ottenuti questi dati, possiamo iniziare a elaborarli. Partiamo quindi calcolando qualcosa di relativamente semplice: il rendimento medio dei vari mesi dal 1920 ad oggi. Osservando ora il grafico che abbiamo plottato, emergono diversi spunti interessanti. Ad esempio notiamo quanto sia positivo il mese di luglio, alla faccia delle ferie, e quanto invece sia negativo settembre, cosa che in realtà è abbastanza nota. Ma oggi voglio concentrarmi sugli ultimi mesi dell'anno. Dal grafico vediamo che, dopo il calo tipico di settembre, ottobre tende a essere leggermente positivo, mentre novembre mostra un'ottima performance, superata solo da quella di dicembre. Da non sottovalutare anche gennaio, dopo il quale sembra non valga più la pena mantenere posizioni, visto il rendimento medio scarso di febbraio. A questo punto potremmo approfondire le ragioni dietro a questa tendenza, come il famoso rally di Santa Claus, ma per ora lasciamo in sospeso questa discussione. Quello che mi interessa analizzare adesso è questa particolare finestra temporale, che sembra essere estremamente profittevole e che quindi va da ottobre fino a gennaio. Infatti ora voglio capire se all'interno di questa finestra di mesi esiste una fascia ottimale per massimizzare i profitti. Non è detto che acquistare all'inizio di ottobre e vendere alla fine di gennaio sia la strategia migliore. Potrebbe infatti rivelarsi più efficace, ad esempio, entrare nella seconda settimana di ottobre e uscire il primo giorno di gennaio. Dopo aver testato questa finestra temporale per riuscire ad effettuare degli ingressi ottimali, è emerso che i risultati migliori si ottengono acquistando il primo giorno di mercato aperto dopo il 27 ottobre. Quindi se il 27 ottobre cade di venerdì, l'operazione verrà effettuata lunedì successivo, dato che il sabato e la domenica i mercati sono chiusi. Per quanto riguarda la chiusura della posizione, il momento ottimale è il primo giorno di mercato aperto dopo il 7 gennaio. Ci tengo a sottolineare che se comprando ad esempio il primo giorno disponibile dopo il 25 di ottobre invece del 27 i risultati peggiorassero drasticamente, questo sarebbe un campanello d'allarme. Se un singolo giorno o pochi giorni possono influenzare significativamente i risultati di una posizione che viene mantenuta per diversi mesi, c'è un problema di fondo. Fortunatamente in questo caso non è così. Questi giorni si sono rivelati ottimali, ma anche con piccole variazioni nei giorni di ingresso e di uscita, i risultati rimangono consistenti. Detto questo, consideriamo che i backtest sono stati effettuati con un capitale per operazione di $1 milione. Questo perché attualmente l'indice ha un valore di 40.000 punti e utilizzare un capitale di $1 milione per operazione permette di garantire una migliore granularità dei risultati. Se ad esempio impostassi un capitale di $100.000 e attualmente l'indice vale $40.000, potrei comprare due contratti e rimarrebbe un capitale non utilizzato di $20.000. Discorso
invece diverso utilizzando $1,000,000. Analizzando ora i risultati, osserviamo un andamento generalmente regolare. Ci sono ovviamente periodi di drawdown significativi, come durante la crisi del 1929, tuttavia nel complesso il rendimento è stato positivo. Dobbiamo inoltre considerare che con questa strategia si ottiene un profitto medio del 4%. Che non è affatto male. Proviamo però a questo punto a ragionare su quello che abbiamo visto. E la prima domanda logica che mi viene da pormi è: perché conviene comprare verso la fine di ottobre? C'è qualcosa in quel preciso periodo che potrebbe dare il via a un rialzo del mercato azionario? Ora, anche se non esistono risposte definitive sul perché questa finestra risulti così profittevole, una possibile spiegazione potrebbero essere le elezioni americane, come quella che si sta avvicinando e che avvengono tra il 2 e l'8 novembre. A questo punto vale la pena indagare su questo fenomeno e comprendere il ciclo elettorale. Il ciclo elettorale negli Stati Uniti è una sequenza di 4 anni che influisce in modo significativo sul mercato azionario. Almeno così dicono. Questo ciclo può essere suddiviso in 4 fasi: anno elettorale, ovvero l'anno in cui si elegge il presidente, come l'anno 2020 o 2016, eccetera, eccetera; anno post-elettorale, che è l'anno successivo all'elezione del nuovo presidente; anno di metà mandato, nel quale si tengono le elezioni di metà mandato, in cui si rinnova una parte del congresso; e infine anno pre-elettorale, che è l'ultimo anno del ciclo ed è quello che precede le elezioni presidenziali. A questo punto, considerando l'ipotesi che le elezioni possono influenzare, almeno in parte, i rendimenti dell'ultima fase dell'anno, è necessario esaminare cosa sarebbe successo operando nella finestra analizzata precedentemente, ma in ciascuno dei diversi anni del ciclo elettorale. Analizzando i risultati, notiamo che operando nell'anno post-elettorale, come il 2021, 2017 e 2013, i rendimenti non sono particolarmente brillanti, con un profitto medio del 3,36%. Tuttavia, spostandoci nell'anno di metà mandato, come il 2022, 2018, 2014, vediamo un netto miglioramento, con un profitto medio molto positivo, del 4,73%. Quando analizziamo invece i rendimenti dell'anno pre-elettorale, come il 2023, 2019, 2015, i risultati tornano a essere meno entusiasmanti, con un profitto medio del 3,51%. Infine, guardando agli anni in cui viene eletto il presidente degli Stati Uniti, come il 2020, il 2016 o il 2024, l'anno in cui ci troviamo attualmente, vediamo che anche in questo caso i risultati sono decisamente positivi, con un profitto medio del 4,58%. È interessante notare come i risultati migliori si ottengano negli anni di metà mandato e negli anni elettorali, periodo in cui, come abbiamo detto precedentemente, ci sono sia le elezioni presidenziali che quelle di metà mandato, e soprattutto entrambe avvengono tra il 2 e l'8 novembre. Ecco che a questo punto potrebbe non trattarsi di una semplice coincidenza, ma potrebbero proprio essere questi due eventi a influenzare in parte il rendimento dei mesi successivi. Bene, ora che abbiamo fatto i nostri compiti e abbiamo visto che potenzialmente ci troviamo di fronte a un rialzo dei mercati azionari, la domanda sorge spontanea: come possiamo trarre profitto da questa evidenza statistica? Il modo più semplice sarebbe acquistare il primo giorno di mercati aperti dopo il 27 ottobre e vendere il primo giorno di mercati aperti dopo il 7 gennaio. Tuttavia è importante ricordare che, come abbiamo visto dall'equity line precedenti, anche queste strategie possono affrontare grossi drawdown, quindi come sempre massima attenzione. Un'altra alternativa potrebbe essere quella di aumentare l'esposizione sulla componente azionaria del nostro portafoglio, se già ben diversificato. In conclusione, consapevole del fatto che questi video possono alimentare un po' di FOMO, vi ricordo che non tutti i trade saranno profittevoli. Di conseguenza è fondamentale adottare un'intelligente gestione del rischio per proteggere il capitale.